Linea di partenza, partiti in questo momento, senza storia, il Poppi davanti a tutti, cerca un bel vantaggio. Esatto. Marco Valsese seconda posizione, terzo invece Daniele Delfino, quindi buona partenza da parte di Marco Valsese, anche lui è stato protagonista a lungo nella categoria Super 1006, poi ha deciso di scegliere questa categoria che sicuramente più si confà alle caratteristiche della sua vettura, Citroen Saxo, il grande protagonista di questa categoria, sono tutte Saxo tranne quella di Barbieri, che è una C2 che però si sta dimostrando a proprio agio in questa categoria. Eccoli che li vediamo sul curvone in asfalto. Lo taglieranno, ha provato il primo giro. Vediamo. Damiano Delfino a 5.657, però Damiano Delfino ha già effettuato il Joker Lab. Non mi sembra l'abbia effettuato nessun altro finora, correggimi se sbaglio Tommy. No, non ho visto nessuno entrare, quindi sicuramente è così. Eccoli che stanno arrivando al tornantino interno, caratterizzato dalla parte in asfalto, molto scivolosa. Affrontano tutti senza problemi. Vogliamo ricordare, Ivo, che le premiazioni avverranno al termine di tutte le finali e quindi invitiamo il pubblico presente a rimanere qui e assistere alle premiazioni. Intanto Barbieri, 50-322, miglior tempo. Ha scavato un solco interessante con Marco Valsese, ancora nessun altro è andato a Joker Lab, mi sembra di capire. E zitto zitto qualcosina sta recuperando forse anche Damiano, magari nei confronti soprattutto di Valsese e del cugino Daniele Delfino. Mentre invece davanti ancora il nostro Paolo Barbieri, che davvero conferma di avere un bel piede, soprattutto un'ottima macchina. Anche lui l'anno scorso era una Super 1006, il campione italiano, attenzione, 49.05, infatti tocca a Farsesia, quindi mancano solo Daniele e Poppi Barbieri all'ingresso del Joker Lab. L'ho sempre fatto Barbieri l'ingresso all'interno del Joker, l'ho fatto anche nelle varie Q che ho seguito quest'oggi. Sì, tra l'altro lo andrà a fare anche questa volta. Tra l'altro in questo caso l'unico che lo segue relativamente vicino è Daniele, che però deve effettuare il Joker a suo modo. Diciamo che da quel punto di vista lì cambia poco niente, ormai siamo. Perché ha stampato 48.934 contro 49.997 di Daniele Delfino, quindi adesso ha quasi 7 secondi di vantaggio contro Poppi Barbieri, che l'anno scorso si è caratterizzato per la scelta di una livrea diversa per ogni gara, uno sponsor fittizio, per un'iniziativa molto simpatica, sì, però quest'anno lo vediamo con uno sponsor reale per sua fortuna. Portato fortuna questa sua iniziativa, inizia l'ultimo giro e Damiano Delfino è molto staccato, ha sbagliato Daniele, interessante la battaglia con la seconda posizione, perché Valsese potrebbe, e infatti lo fa, sopravanzare Daniele Delfino, mentre invece non ci riesce Damiano, però inizia una bellissima battaglia in famiglia tra Daniele e Damiano, ma direi di concentrarci sul Poppi Barbieri, perché ormai è prossimo alla trappola.
tempi, a grande velocità, ha fatto veramente la barba. Il momento è stato, va a vincere.